Ha dato l'anima in campo, nel primo tempo però squadra in grande difficoltà, poi nella ripresa la musica è cambiata e alla fine tutto sommato, Pasquale, era un punto che si doveva portare a casa. Ah, sicuramente, siamo alle solite. 4 punti persi negli ultimi 3 minuti che ti fanno girare le scatole, perché con questi 4 punti, li sommi ai nostri, stai sotto la zona playoff, con un entusiasmo diverso, un clima diverso. Tutti belli, tutti allegri. Purtroppo non è così, dobbiamo essere realisti in questo momento, bisogna guardare la classifica, bisogna capire il momento, bisogna cercare di fare anche errori a livelli singoli di meno, perché una volta uno, una volta un altro e poi ti ritrovi lì e parliamo di tecnica, tattica, voglia e tutta sta roba qui. Noi in esame di coscienza ce lo siamo fatti, purtroppo... Mi dispiace star qui e parlare di un'ennesima sconfitta, ma il momento è questo. Facciamo anche noi fatica a parlare di tattica, poi potremmo dirla che nel secondo tempo col centrocampo a 3 il Benevento è riuscito a esprimersi al meglio, poteva addirittura vincerla, ha schiacciato il Genoa, però poi accade l'ennesima disattenzione, ma il problema è che se sbaglia l'uno vanno dietro gli altri, nel senso che in Improda commette l'ingenuità, la prima, Veseli poteva fare qualcosina in più, Paleari, che tante volte lo abbiamo osannato per i suoi interventi, forse poteva metterci il guantone e uscire prima. Cosa accade? Ma davvero è un Benevento che ha paura nel finale, come se il gol dovesse arrivare per forza, è come se se lo aspettasse? No, per forza... Nella per testa? Forza, no, perché mi sembrava di avere la partita sotto controllo, in quel momento ero uscito da poco e mi sembrava di avere la partita sotto controllo, poi ma 4 secondi dalla fine... È successo quello che appena detto te, un errore dietro l'altro, nessuno mette la pezza e ti ritrovi a tornare a casa con 0 punti, che oggi penso che non meritavamo, come a Cosenza meritavamo una vittoria. È difficile da spiegare perché abbiamo dato veramente tutto, poi è normale che ci sta che il primo tempo il Genoa ti mette sotto, è la squadra più forte del campionato. Hanno chiuso il primo tempo 1-0, potevano fare il secondo, ma siamo stati bravi a reagire. Bisogna ripartire perché siamo alla seconda giornata, ma dobbiamo capire che quest'anno c'è da salvarsi. E io lo dico, no, non è un appello quello che sto facendo, perché il Benevento in Serie B forse ha sempre fatto campionati, ha ammazzato campionati, ha fatto delle promozioni, non ha mai fatto una stagione così. E quindi in questo momento dobbiamo accettare che la situazione è questa. Sembra che è una stagione che è partita un po' storta e tutti ci stiamo portando dietro questa negatività e nessuno fa qualcosa per cercare di ricompattare l'ambiente, perché non è bello che i nostri tifosi non ci sono, noi abbiamo bisogno di loro, ma abbiamo bisogno che ci spingono, l'hanno sempre fatto, forse non voglio essere frainteso, l'hanno sempre fatto anche in trasferta, ci sono sempre stati vicini, poi io ho giocato qua anche altre stagioni e so quando loro possono capire questo momento, noi abbiamo bisogno di loro e la situazione che si è creata oggi non è bella, non è bella, stiamo a fare il gioco degli altri forse, non va bene questo. Studio. Buonasera e bentrovato Pasquale, io parlerei anche di leadership e di carisma. Serve anche la tua leadership oltremodo rispetto a quello che già stai facendo, perché è sotto gli occhi di tutti il tuo rendimento in crescendo, nonostante ti porti dietro da un po' di tempo i problemi al ginocchio. Servirà anche l'esperienza di uno come Kamil Glik, la cui assenza oggi si è fatta sentire. E poi soprattutto, mi hai anticipato, davvero bisogna capire che il momento è difficile, compattarsi, ma essere realisti che bisogna salvarsi, o sbaglio? Sì, ti ripeto, già l'ho appena detto, bisogna creare quell'entusiasmo, ovviamente arriva con i risultati l'entusiasmo, ma a me sembra che stiamo a fare il gioco degli altri, quella è la cosa che mi dà fastidio. Ovviamente la gente, ma come noi, non siamo contenti del campionato che stiamo facendo, ma in questo momento dobbiamo accettare la situazione e cercare di fare tutto per salvare la categoria. Questo è l'obiettivo del Benevento quest'anno, non vedo altre vie di uscita. Assolutamente, senza ombra di dubbio. Billy. Ciao Pasquale, possiamo dire che il vero problema di questa squadra sta esclusivamente nella testa?
Ma non lo so, guarda, non lo so, non è facile entrare nella testa di tutti. Penso che c'è qualche anno in più di me e sicuramente tante volte sembra che ci stai riuscendo e poi ti arriva altro. Ti ripeto, nelle ultime due partite dispiace perché abbiamo buttato 4 punti e per gli sforzi che abbiamo fatto potevamo stare qualche posizione più su e pensare ad altro. Non è così, indietro non si può tornare, bisogna guardare avanti. Sonia. Tu che hai più esperienza, come si fa ora a ripartire? Perché non è semplice, credo che anche il gruppo no, sia piegato. Oh, ovviamente adesso dobbiamo incassare sabatosta, tosta. A domani per arrivare all'allenamento secondo me non passerà più. Da domani si riparte testa bassa e lavoro. Io non conosco altro, in 20 anni che gioco a calcio nei momenti difficili. Bisogna stare compatti, puntare il dito non serve a nessuno. Ma vi parlate? Cioè, certo, parlate, certo. State affrontando, cercate certo. Di capirvi, di Sonia, guardarvi ma a volte negli parole, occhi. Le parole servono a poco, servono i fatti, Sonia. Puoi parlare quando ti pare, ma se non arrivano i punti è inutile parlare. Ad esempio la partita con il Cittadella, abbiamo fatto una partita bruttissima, bruttissima, ma abbiamo vinto. Sembravamo dei fenomeni. Altre partite abbiamo giocato malissimo, abbiamo giocato benissimo, ma abbiamo perso. Siete scarsi. Il calcio è questo, è fatto di punti. E perciò ci sto male, perché per come lavoriamo, per quello che ci dà la società, direttore, allenatore, meritiamo di più. A volte vedo delle partite, con il minimo sforzo arriva il massimo per gli altri. Noi anche quando ci mettiamo il massimo, boom, prendiamo a batosta alla fine. E mi dispiace perché sia questa città, il presidente, tutte le persone che ci stanno vicino, dai magazzinieri, team manager, ci danno il 100% e noi non riusciamo a dargli un sorriso in questo momento. Quindi l'unica cosa c'è da lavorare e pedalare. Te io diceva pensiamo positivo, forse è un Benevento che paradossalmente deve iniziare a pensare più positivo e a crederci di più, perché magari forse questo sta mancando. Non lo so, io penso piangersi addosso non serve a nessuno, ho passato un'annata bruttissima qui in Serie A che ci ricordiamo tutti, sembrava tutto perfetto e poi alla fine non siamo più usciti perché ci siamo pianti addosso ogni volta e quella fine là sinceramente non la voglio fare perché me la porto ancora dietro.